Manca poco alla terza edizione di Visionaria, una delle aziende protagoniste sarà la Xera, che porterà un fabbisogno reale della propria impresa che i ragazzi visionari che saranno nella 3 giorni al porto turistico Marina di Pescara proveranno a risolvere. Ed è una cosa molto interessante, come stava dicendo Maura, all'interno del circolo di visionari, parlare della Xera, perché come scoprirete tra poco, è un'azienda a misura d'uomo, insomma dentro contiene tante cose che non sono però un modo di dire ma un modo di fare, la scopriamo assieme. Xera sta proprio per Era X, quindi come se fosse un riinizio, ok? E anche captare l'onda di cambiamento del mercato, che cosa stava cambiando in questi anni, anche in questi 35 anni di esperienza nel mondo dell'information technology, quindi è stata anche un pochino una scommessa. Percorrere quello che oggi veramente è una nuova, nuove dinamiche, tutto il mondo informatico è in evoluzione costante, quindi sicuramente è anche uno dei campi più veloci, dei settori più veloci dal punto di vista del cambiamento. La Xera è divisa in due BU, una è la parte innovation che si occupa di infrastruttura, cyber security, sicurezza, networking, sostanzialmente supporta le aziende nel cambiamento della transizione digitale, ok? E lavora su aziende medio-grandi, sia sul tessuto abruzzese che fuori. L'altra BU invece è Xera Distribution, che si occupa di ITAD, refurbishing e di reverse logistics. Sostanzialmente che cosa facciamo? Installiamo per conto di multinazionali o case madri apparati informatici su tutto il territorio italiano, dai server ai computer, ai notebook, multifunzioni, stampanti eccetera, e tutto quello che ritiriamo end of life, quindi a fine vita, nei nostri magazzini laboratori ha una profilazione particolare, per cui decidiamo che cosa possiamo ridare una seconda vita, quindi in ambito anche di sostenibilità, che cosa può essere messo sul mercato. Quindi è vero che c'è la parte di business che è importante, ma ha un impatto sociale questo tipo di lavoro molto molto grande, perché comunque il fatto di riutilizzare, quindi ricostruire questi prodotti e rimetterli sul mercato, come puoi immaginare, ha un impatto molto molto forte, sia socialmente che anche dal punto di vista proprio dell'esperienza del business. WeGo sta per We Eco, noi siamo per l'ambiente, sostanzialmente nasce come un marchio registrato, è un pochino quello che esprimeva il nostro prodotto, la nostra filosofia nel mondo del refurbishing, quindi in che modo rilavoriamo i prodotti. E da un paio d'anni è diventato realmente un progetto WeGo, infatti il progetto è Agenda WeGo 2025, perché abbiamo visto che i punti proprio focali dell'azienda sono collegati quasi tutti anche con l'Agenda ONU 2030, per questo l'abbiamo chiamata Agenda WeGo 2025. Per noi quando si parla di sostenibilità la prima cosa a cui penso, comunque pensiamo, è la qualità del lavoro, l'ambiente, quindi il clima aziendale, la qualità degli ambienti, tutto deve essere sempre, o almeno questo è l'impegno al massimo, perché le persone possono essere contenti in azienda e vivere anche il mondo lavorativo in modo totalmente differente, così da poter riportare anche fuori nell'esperienza familiare, nella società, uno stato sicuramente migliore di vita, anche di qualità di vita. E poi c'è il discorso legato al recupero, quindi il discorso di cercare di recuperare i prodotti, quindi di rimettere sul mercato il più possibile prodotti in modo che ci sia meno scarto possibile, quindi attenzione all'ambiente, la definizione anche del sociale, quindi una parte di questi prodotti che di ultimissima generazione che destiniamo verso enti no profit a progetti particolari anche in Africa, in altri paesi. È una tecnologia fruibile, quindi aperta a tutti. È normale che la possibilità di poter acquistare un prodotto che normalmente trovi un prezzo e poterlo acquistare
con una differenza almeno del meno 60-70%, capisci benissimo che dà la possibilità a un numero maggiore di persone che non possono comunque di poter usufruire di questi beni tecnologici. La persona è al centro, quindi noi sappiamo che l'azienda non è fatta del titolare dipendenti, l'azienda è fatta di persone. Per noi è una scommessa quella di poter tirar fuori i talenti che ognuno ha, perché normalmente sappiamo benissimo che nell'arco della vita forse lo 0,5% delle persone riesce a scoprire qual è il talento che ha, perché ogni persona ha un talento speciale nella vita. La scommessa è proprio lì, riuscire a tirare fuori i talenti che ogni persona del gruppo ha, che oggi è un'opportunità sicuramente per l'azienda dal punto di vista del business e del lavoro, ma domani lo è per la sua vita. Sicuramente la possibilità che ci viene data di partecipare all'evento Visionaria sicuramente è una carta importante per noi oggi da giocarci. È un po' anche la visione che abbiamo noi, in fondo Visionari. Io spero che lì siano altri visionari come noi che possono supportarci nel progetto dell'Agenda WICO 2025, possono venire fuori delle idee che ci aiutino anzi a costruirlo, questo progetto, e a definirlo. Abbiamo bisogno di visionari.